Ciao a tutti, Fabrizio Ciancio della Radio Italiana in Florida e oggi con noi abbiamo il personaggio, il musicista considerato uno dei più grandi interpreti al mondo del suo strumento, la tuba, Gianmario Strappati. Ciao Gianmario. Buongiorno Fabrizio, per me è un grande piacere essere oggi ospite della Radio Italiana in Florida. Un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori dagli Stati Uniti. Beh, dagli Stati Uniti, dall'Italia, poi ci seguono in Messico, da tutte le parti del mondo. Eh? Gli italiani sono incredibili, come sei incredibile te, sono dappertutto, veramente come il prezzemolino. Allora, perché sei considerato uno dei più grandi interpreti del tuo strumento, la tuba? Ho avuto l'opportunità di tenere molti concerti come solista, accompagnato da orchestre sinfoniche, orchestre da camera, quartetti d'archi e dal pianoforte in molti paesi d'Europa. Vorrei citare al Mozarteum di Salisburgo in Austria, al Festival Tchaikovsky in Russia, al Bach Museum di Lipsia per il 334esimo compleanno di Johann Sebastian Bach. Negli ultimi mesi ho avuto l'occasione di poter tenere un recital presso l'Olympic Suite del Titanic Museum di Belfast in occasione del 110° anniversario dalla tragedia del Titanic, presso la tomba di Johann Sebastian Bach alla Thomaskirche di Lipsia, a Praga presso la cappella barocca dell'Istituto Italiano di Cultura, presso l'International Music Festival di Ascovo e la Bezisten Hall di Yambol in Bulgaria. E per me è sempre un grande piacere poter presentare questo strumento al grande pubblico. Ma parlaci delle emozioni che hai provato quando suonavi in questi posti famosi, con personaggi, con direttori artistici incredibili. Devo dire che parlando della Thomaskirche di dove riposa Johann Sebastian Bach, suonare in un luogo sacro della musica è stata per me una grande opportunità che ho cercato appunto di onorare con studio, ricerca e preparazione. Come ho detto in precedenza, ho avuto l'occasione di suonare a Lipsia nel 2019 per il 334esimo compleanno di Johann Sebastian Bach, questa volta al Bach Museum. E nel marzo di quest'anno ho potuto visitare con i miei concerti un altro luogo di grande emozione, il Titanic Museum di Belfast, in Irlanda del Nord. L'iniziativa è stata organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo, dal Consolato Generale d'Italia ad Edimburgo, dal Consolato Onorario d'Italia in Irlanda del Nord, dai Comites di Scozia e Nord Irlanda, in collaborazione con Missioni Don Bosco e il Titanic Museum. In questo appuntamento, che ha visto il tutto esaurito in poche ore, ho eseguito musiche di Puccini, Rossini, Donizetti, Mascagni, Mozart, Williams, De Federici, Serosato, brano di quest'ultimo in prima mondiale dedicato alla nave dei sogni. Wow, e quindi ma sei emozionato quando sei davanti, quando sei sul palco, davanti a tutte queste persone qua che fremono, no? Nell'ascoltare la tua particolare musica? Suonare sempre davanti al pubblico è un grande piacere e per me è appunto un grande onore poter presentare questo strumento, la tuba, come solista, accompagnato appunto da orchestre sinfoniche e gruppi cameristici, pianoforte e anche il recital per strumento solo. Ok, possiamo ascoltare un esempio, qualche cosa della tua musica? Ascoltiamo una parte appunto della suite seconda di Bach che ho eseguito presso la Thomaskirche di Lipsia. Sarà quindi un brano per strumento solo. Ho avuto l'onore di poter revisionare e effettuare la trascrizione di questo brano originale per violoncello, appunto, per tuba sola. Fantastico, allora ascoltiamolo. Thank you.
Bene, però tu non sei soltanto un musicista solista, tu sei anche un insegnante, giusto? Sì, ho il piacere e l'onore di poter insegnare presso il Conservatorio Verdi di Ravenna e presso l'Istituto Superiore di Musica José Hernández di Buenos Aires. Ho tenuto masterclass anche negli Stati Uniti e in Latino America, come per esempio al Bard College Conservatory of Music, per la Jupiter High School Music appunto in Florida, e spero appunto il prossimo anno di poter venire in Florida. Ci sono già dei progetti che potrebbero portare a questo. Ho avuto appunto nel periodo del Covid-19 l'opportunità di tenere molti masterclass online, possiamo dire in tutto il mondo, e voglio citare anche l'Università del Free State del Sudafrica, l'Università Nazionale de Musica di Lima in Perù, la Scuola Superiore di Musica di Neuquén e molte altre istituzioni che hanno ospitato questi recital e masterclass online da me tenuti. Fantastico. E ragazzi, vi ricordo che è sempre un italiano, quindi si può fare veramente la differenza in qualche settore, magari che a voi piace di più, e risultare veramente un personaggio che è richiesto, che va in giro nel mondo a portare non solo la musica italiana, ma anche proprio l'italianità. Bene, e poi c'è un'altra cosa particolare che so che tu fai, no? Com'è che possiamo legare quindi anche il mondo giovanile, il mondo del volontariato, il sociale. Io ho il grande onore di essere ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo e il messaggio appunto di Missioni Don Bosco è fortemente legato al ruolo che la musica può avere soprattutto tra i giovani. E vorrei ricordare proprio per questo le bande musicali che il Santo fondò, affinché potessero diventare un'opportunità educativa e un momento di aggregazione per tanti di loro. I salesiani, le suore, i coadiutori laici che permettono appunto di realizzare il sogno missionario di Don Bosco sono uomini e donne di tutto il mondo impegnati a diffondere la loro opera educativa e formativa con grande attenzione a chi è più vulnerabile e solo. Invito tutti gli ascoltatori a visitare il sito missionidonbosco.org, dove lì si trovano tutti i progetti appunto che Missioni Don Bosco promuove nel mondo. E questo è fantastico perché i giovani veramente possono trovare nella musica uno scopo nella vita, no? Ma soprattutto un modo di realizzarsi, di sentirsi bene con se stesso. Penso che, immagino che tu stai benissimo quando vai in giro e parli con le persone, spieghi come si fa di questo genere di musica. Raccontaci un pochino. È sempre bellissimo potersi confrontare con persone appunto di altre nazionalità e appunto avere un interscambio appunto di cultura, perché appunto come possiamo dire la musica è un linguaggio universale, un linguaggio che supera addirittura la nostra stessa nazionalità, il nostro concetto di appartenenza a un territorio. E quindi la musica ci unisce tutti e in maniera specifica l'amore per questa ci può ancora più rendere più vicini. Quindi veramente una cosa magnifica poter viaggiare, soprattutto con la cosa che amo fare, appunto, tenere concerti. Benissimo. Gianmario, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere prima che finiamo questa intervista? Voglio inviare un saluto a tutti gli ascoltatori della radio italiana in Florida. Voglio ringraziare te Fabrizio per l'ospitalità e direi di lasciare appunto di lasciare a tutti di lasciarci con tutti con l'ascolto della Xardash di Vittorio Monti che ho eseguito per tuba orchestra nel 2020 in Bulgaria presso la Bezisten Hall di Yambol. Fantastico. Allora, grazie per il tuo tempo e le tue spiegazioni. Ascoltiamo quest'altro fantastico brano e un abbraccio a tutti. Un abbraccio a tutti. Thank you.
Grazie.